Ben arrivati in un nuovo video, dei terminati detersivi dell'ultimo periodo, qualche prodotto, non tantissimi, una super scoperta e sono super felicissima di averla fatta, però ve la tengo per ultima. Primo prodotto terminato, questo qua mi è piaciuto molto, anche se inizialmente quando ve l'ho fatto vedere in un video scoperte vi avevo un po' raccontato che lì per lì mi dava un po' noia l'odore. In tantissime mi avete consigliato di questo brand qua, quello alla versione ambipur, che io avevo già provato e sì, quello è fantastico. Sto parlando del ViaCal 3 in 1 per il bagno. Questo qua l'avevo preso sotto consiglio della mia amica Giulia, Yes You Can Degina, la trovate su Instagram. È il ViaCal 3 in 1 contro calcare, residui, sapone, rimuove i batteri. Mi ci sono trovata molto molto bene, l'ho utilizzato per la pulizia, quella quotidiana del bagno, quindi non per quella approfondita. Per quella approfondita preferisco lo sgrassatore con candeggina o comunque un prodotto che contenga candeggina, ma quando devo dare la passata, diciamo così, alla buona, veloce, giornaliera, utilizzo dei prodotti che non lo contengono. In particolar modo ho utilizzato questo qua che mi è piaciuto perché l'avevo acquistato, quindi ovviamente non lo tenevo lì per guardarlo e dire ciao che bello ti ho a casa con me, non, ancora non devo costruire un piccolo negozio di detersivi all'interno di casa. E quindi l'ho finito, sono 700 ml di prodotto, mi è durato tanto, non mi è durato poco, anzi è durato veramente parecchio e l'ho trovato molto molto efficace. Ho notato effettivamente un buon risultato sia sulla rubinetteria che sulla ceramica e adesso sto utilizzando un altro prodotto di un altro brand che mi sta dando anche lui grosse soddisfazioni, ma ne parliamo poi più avanti. Altro prodotto per il bagno che ho terminato, sul quale io non vorrei spenderci parole perché chi mi segue lo sa, è uno dei prodotti che io acquisto sempre e da lì non mi schiodo. Ace con candeggina, quello Vichy Gel. Questo qua è quello che va all'interno del gabinetto. Fantastico. Ha questo sistema multigetto, massima copertura del WC. Io lo metto appunto all'interno, lo lascio agire quel quarto d'ora, mezz'oretta, tiro lo sciacquone e via. Questo qua lo utilizzo tutti i giorni. Che io utilizzi un prodotto con candeggina per la pulizia oppure utilizzi quello che vi ho mostrato, lui non può mancare mai. Cerco di acquistarlo sempre quando va in offerta, come lui io non trovo nessun altro, quindi mi dico perché devo provare dei prodotti che poi magari non mi piacciono, io ricompro lui quando lo becco in offerta. Per la lavatrice ho un solo terminato e questo qua quando io l'ho acquistato non ve l'ho fatto vedere, l'avevo preso da Acquestafuori in offerta tipo 1,80 €. Sto parlando di questo Lenor qua. Questo è Fresca Brezza di Capri. L'odore mi ricorda sostanzialmente quello del classico Lenor, quindi del Lenor azzurro, ma un pochettino più forse floreale. Immaginatevi l'odore del Lenor, ma leggermente più floreale. Allora, non è male, non è male. Però effettivamente io, sapete, con il Lenor ho sempre avuto un grosso problema, ossia non ho mai notato questo gran profumo sui capi, tranne che con quello ai fiori di seta. Quello, proprio quello è il top dei Lenor. O se no, lì per lì, appena aprivo l'oblò della lavatrice, poi dopodiché è finito tutto. Però ammorbidisce, l'avevo preso perché mi serviva un ammorbidente, ma al solito dipende tutto dalla durezza dell'acqua. Ho visto che di questa linea dedicata a vari posti d'Italia c'era anche Portofino e un altro che non mi viene in mente, però non li ho provati. L'ho preso a scatola chiusa perché ovviamente non potevo mettermi lì a prendere, però mi ispirava Capri e ho preso Capri. Se avete provato gli altri, fatemi sapere, ditemi un po' la vostra. E niente, poi gli ammorbidenti quando li finirò, perché mi è rimasto ancora un Lenor classico e un ammorbidente senza profumo del bucato di Adele, inizierò a utilizzare l'acido citrico. Altro prodotto terminato, questo qua l'avevo ricevuto a seguito di una collaborazione che ho fatto su Instagram. Di Chantecler della linea Vert, ho terminato l'ecodetergente per i piatti al basilico e limone. Allora, questo è un flaccone da 500 ml.
formula sgrassante. Allora, questo qua mi è piaciuto tanto, si sente tantissimo l'odore del basilico, è veramente molto 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 fresca come profumazione. Questa qui viene venduta anche l'eco ricarica per ricaricarlo, quindi vi basta semplicemente svitare, riempite questo e con l'eco ricarica credo che questo si possa riempire fino a 3 volte. Io al momento avevo altri prodotti da utilizzare, quindi sarà magari una cosa che acquisterò più avanti, anche perché sapete che sono nel mio progetto smaltisco tutto quello che ho in casa, però mi è piaciuto veramente tanto. 100% di attivi di origine vegetale, ipoallergenico e testato contro i metalli pesanti. L'ho provata anche un paio di volte senza guanti per verificare che sia anche delicato sulle mani e l'ho trovato veramente un ottimo prodotto. Ha questo odore anche molto fresco, molto diverso dal classico odore che ho trovato in altri prodotti, quindi questo qua, anche se siete alla ricerca di un qualche cosa che sia più sostenibile e delicato magari per la pelle, non è male come prodotto. Ho terminato poi le Fairy Original, adesso sto utilizzando le Fairy Platinum per la lavastoviglie. Io sapete che ho sempre utilizzato Fairy, non mi sposterò da Fairy, mi ci sono trovata sempre bene sia con le tabs che col liquido, quindi perché devo cambiare, giustamente mi trovo bene, mi uso quelle. Queste qui non sono male, ma se dovessi consigliarvi, provate le ultime uscite, che secondo me hanno quel quid in più per quanto riguarda la pulizia. Cerco di alternare a seconda dello sporco il liquido o le tabs, a seconda dello sporco, a seconda del carico, in modo tale che il liquido lo posso decidere io quanto metterne, le tabs, quello è il contenuto di una tabs, quindi quello utilizzo. Utilizzo i due prodotti a seconda di cosa mi è più funzionale. Queste qua appunto le ho finite, erano da 22, le tenevo per l'esigenza a casa e quindi queste qua gli facciamo ciao ciao. Ma arriviamo al prodotto scoperta. Allora, questo qui io l'ho acquistato perché l'avevo visto in offerta, sostanzialmente, ero rimasta senza guanti, sapete che io utilizzo i guanti e quelli che adoro di Vileda, probabilmente le mie mani si sono inciccionite, però nella S mi stanno un po' stretti e così ho detto vabbè, sai che c'è, provo a vedere se questi guanti qua possono andare bene per le mie esigenze. Venivano tipo 0,99 da Hyper Soap. Ho preso comunque una S e questa qua rispetto all'altra di Vileda è meno stretta. Sto parlando di questi guanti qua della Spontex. Sono i guanti soft, più morbido e prezioso sulla pelle, felpato in seta e cotone. Non hanno polverine dentro, sono veramente molto confortevoli e non vi impediscono di muovervi bene, cioè non rimanete con la mano che non riuscite a fare cose, sono veramente molto confortevoli. Mi ci sono trovata benissimo, benissimo, tant'è vero che quando li ribeccherò in offerta magari ne prendo 2 o 3 scatole da tenere a casa. Sono disponibili solo in rosa, mi sa, non li ho visti di altri colori e sono molto 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 contenta di averli trovati, perché sono un'ottima alternativa a quelli di Vileda, hanno un costo quando vanno in offerta nettamente minore. Io fate conto che li ho in utilizzo da ormai quasi 2 mesi, li utilizzo per la pulizia del bagno, questi qua mi ci trovo divinamente. Quindi questi qua di Spontex sono assolutamente consigliati, sono stati una super rivelazione per quanto mi riguarda. Questi erano i terminati dell'ultimo periodo per quanto riguarda i detersivi, fatemi sapere se la recensione di questi prodotti vi è stata utile, se c'è qualcosa che avete provato di questi prodotti qua, magari che non siete d'accordo con me, o qualche prodotto che avete scoperto. Se avete invece qualche prodotto da consigliarmi, scrivetemelo qua sotto nei commenti, io prendo nota per quando finalmente potrò darmi la pazza gioia, ma ancora credo che ci sarà molto tempo davanti. Ci vediamo dopodomani con un nuovo video. Ciao!